Allora ragazzi, siamo i Game Master e in questo tutorial vi mostreremo come scaricare e craccare Lords of Football, che è un videogioco per PC. Allora, per prima cosa vi serviranno due programmi. uTorrent, che potete scaricare dal sito ufficiale, e DemonTools Lite, che potete scaricare da Stoptonic. Ovviamente vi metterò il link in descrizione. Poi scaricherete questo file da Mediafire. Qui by Game Master si chiama .torrent, appunto perché è un file torrent. Lo aprirete e dopo averlo scaricato, vedete, averlo scaricato, farete tasto destro, apri cartella download, e apparirà questa immagine ISO che voi monterete con DemonTools Lite facendo doppio clic. Vi dirà infatti sto montando l'immagine, poi apparirà quest'icona e voi andrete su setup. Tasto destro, eseguo come amministratore. Sì. Ok. Poi un attimo che lo valuto. Next. Next. Qui se volete creare un icona sul desktop e una scorciatoia del menu start. Next. Installo. Ci vediamo quando l'installazione è finita. Metto in pausa. Ok ragazzi, l'installazione è terminata. Qui vi chiederà se volete installare le componenti per far funzionare il gioco. Io le ho tutte, quindi non c'è bisogno che le installo, ma se voi non le avete, installatele. E poi cliccate su Finish. Ok, ora per mettere la cacca andate nell'unità E di Lord of Football e cliccate su Crack. Copiate tutti questi file e li incollate nella cartella computer, disco locale C, programmi o programmi x86, dipende se avete un sistema a 32 o 64 bit, Lord of Football, li incollate qui, fate applicare ai prossimi due conflitti copia su C. Io l'ho già fatto, quindi fare clicco su annullo. Però poi per avere la lingua italiana cliccate su Steamapi, questo file qui, scegliete giù, cliccate su Language. A voi ci sarà inglese, ma lo dovrete cancellare e sostituire. Sarà scritto English, English sarà scritto così. Voi lo cancellerete e scriverete Italian. Poi il file lo salvate, fate salva sul desktop. Un attimo, perché non me lo posso salvare. Vabbè, comunque farete salva, lo salverete sul desktop e all'estensione, oltre ad API, aggiungerete .ini. Lo salverete appunto sul desktop, poi lo copierete sempre in questa cartella e lo sostituirete al precedente e il gioco sarà in italiano. Ok, questo è tutto per oggi, ciao ragazzi.